Ciao a tutti e bentornati, io sono Giuliana e questo è un nuovo video. Oggi volevo fare un preambolo prima di farvi vedere il mio weekend nella MotoGP a Spielberg, nel Red Bull Ring. Faccio una premessa. Per chi capitasse per caso sul mio canale, non è un canale in cui si parla di MotoGP, anche se a me piace personalmente. Siamo stati invitati da un nostro cliente in Austria, come vedrete dai video, precisamente la KTM. Siamo stati lì a Spielberg, siamo arrivati venerdì, sabato, domenica e lunedì siamo ripartiti. Volevo un attimo raccontarvi due cose e poi lasciarvi alle immagini, che non sono un granché, però insomma. Per quanto riguarda la rettocolite, sono partita che non stavo molto bene, però non era niente di che, semplicemente la classica aria solida e che praticamente ho pensato che potrei fare le Olimpiadi di trombone di aria diarroica, che l'ho detto così, sì. Detto questo, niente, praticamente mi sono portata i miei gingilli, tutte le mie precauzioni che alla fine non mi sono servite assolutamente. Il fatto è stato devastante quando sabato mi è tornato il ciclo. Mi è tornato il ciclo ed ero stanchissima. Per raggiungere dal parcheggio alla tribuna KTM al sole abbiamo dovuto camminare 15 minuti. Io alla tribuna KTM non ci sono arrivata, le prove io praticamente non le ho viste. Io e mia ci siamo fermate all'ombra perché veramente non ce la facevo. E la domenica avevamo i pass per il paddock e siamo stati lì nel paddock. Sono stata meglio, abbiamo visto Petrucci girare con il suo cinquantino che salutava la gente così. Ho visto Dovizioso, e, ho visto tutto il team Ducati, ho visto il team da KTM. Abbiamo assistito alla preparazione delle moto della Moto 3 ed è stato veramente bello. Un conto è vedere quel rombare insomma in TV, un conto vedere dal vivo. La MotoGP l'ho vista, quindi tutta la gara l'ho vista dalla viewing area dei paddock. Non sono andata giù nel prato dove c'era anche mio marito e i miei genitori perché, cioè, era nuvoloso, però faceva un caldo bestiale. Ho preferito stare seduta con la mia acqua, poi insomma ero indisposta, ho avuto un po' di problemi. E lunedì quando sono tornata ero cotta, cotta, cotta. Martedì ho larvato totalmente a casa perché ero veramente cotta, non ce la facevo più. E quindi ci ho messo tempo a ricarburare tutto quanto. E insomma, ho avuto un po' di problemi. Il cortisone nel frattempo l'ho anche smesso. E quindi diciamo che mi sono affaticata un po' per il ciclo. Che si è accostato un po' al caldo lì che c'è a Graz, perché noi avevamo l'albergo a un'ora dal circuito. A Graz praticamente l'albergo non aveva il minibar e neanche l'aria condizionata perché loro non sono abituati a caldi come questo. Infatti ci siamo morti nell'albergo e bevevamo sempre acqua calda. Comunque per il resto è andato bene, io sono viva e ce l'ho fatta. E quindi niente, vi lascio a queste riprese che ho fatto che non sono tantissime perché purtroppo io non ero al top fisico e quindi questo è quello che io ho ripreso. Mio marito ha altre riprese, è riuscito anche a riprendere il sorpasso di Dovizioso su Marquez all'ultima curva, però non me lo sono fatta mandare perché praticamente si sente mio marito e mio padre che urlano vai! Quindi preferito di no. E quindi niente, quello che vedete è quello che ho girato io sul cellulare, non è un granché, però riesco a farvi vedere i paddock, il giro ai paddock, che è stata la mia prima volta nei paddock e mi è piaciuto davvero tanto. I genitori Doviziosi sono proprio simpatici, cioè la mamma è molto sportiva, è molto sprint, è una gran donna secondo me. Niente ragazzi, vi lascio al video e ci vediamo alla prossima, ciao! Buongiorno, oggi è il giorno della gara. Piove, io vedo quanto leggi i porti. E sono vestita in stile KTM, ma appena entriamo dentro me li toglierò. Perché, beh, sì, vabbè, non è che supporto KTM. E abbiamo i pass per i paddock. Ecco qui. Poi vi farò vedere.
Ieri ci siamo sfiatati di caldo, oggi piove. Ieri veramente sono morta tantissimo. Veramente tanto. Milicic, shooting Lillard on the very ball again, that's the top 10 for the Brits out there. Now puts for 15 for the international fans all over the world. Number 46, Valentino Rossi, 16th fastest in that NBA session. Next up then, for the MotoGP class, is going to be Q1, and then of course that will be followed by Q2, and it's underway. Was wir dann machen können, ist, wir können dann den Switch überschauen. Oder? No!
Bravo Dovi!